Realizzata a Palazzo Reale dal mese d'ottobre, poi la Fondazione Roma Maschile dal fine del mese di gennaio. Quando il signor Sindaco di Milano ci ha affidato il compito di dedicare una parte della programmazione espositiva all'arte americana, immediatamente si sono materializzati davanti ai nostri occhi le immagini dei dipinti di Edward Hopper. Essendo noi però uomini del fare, passavamo subito dal sogno alla realtà. Sapevamo che l'impresa era difficilissima, ma decidemmo di tentarci. L'occasione di questa nuova collaborazione che abbiamo aperto con la Fondazione di Roma, presieduta dal professor Emanuele Emanuele, che ringrazio per la sua presenza, a testimonianza di una apertura di Milano nei confronti di tutte quelle realtà culturali che sono in sintonia con progetti che la nostra città sta sviluppando, perché questo è stato in realtà la scintilla che ha fatto scoccare questo inizio di collaborazione. Milano con questa iniziativa che si inserisce nell'ambito del filone Milano Mondo, che è uno dei due poli della cultura della nostra città, oltre a Milano si racconta, ha deciso quest'anno di dedicare al Giappone e agli Stati Uniti la propria, diciamo, le proprie iniziative culturali, e da qui una riflessione su quali attori e da qui la scelta di Hopper, scelta che era stata fatta anche dalla Fondazione di Roma, quindi ci siamo trovati in sintonia su un progetto che grazie a questa collaborazione si è reso possibile, una collaborazione con la Fondazione Roma. Ha reso possibile questa grande edizione, la più grande mostra di opera in Italia, oltre 170 opere che illustrano tutto il percorso, tutta la storia artistica di Hopper, quindi dai primi anni con gli studi, diciamo, sia accademici che parigini, fino all'età matura, quindi la parte che riguarda gli autoritati, tra l'altro, anche questa molto interessante, fino a tutta la parte altrettanto interessante che racconta in particolare il rapporto tra il disegno e la pittura che caratterizza l'opera di Hopper, fino alla maturità, agli straordinari dipinti che, diciamo, indagano sul concetto dello spazio, del tempo, le figure, l'erotismo, quindi una produzione vastissima. Qui rappresentata in tutta la sua ampiezza e in tutta la sua molteplicità di linguaggio, quindi dalle incisioni ai disegni, alle pitture, una mostra resa possibile oltre che dalla Whitney Museum, anche dai prestiti avuti da Newark, dai prestiti avuti da Chicago, quindi solo per citare alcuni nomi di questa grande antologica. Una particolarità, da questa mattina credo è allestito un set e quindi sarà possibile per tutti coloro che passeranno dalla piazzetta reale avere uno scatto di fotografia nella quale si indicherà che opera il mio pittore preferito e verranno selezionati i 5 più belli scatti che saranno in mostra anche questi, quindi una performance che fa vivere la mostra anche nella città attraverso una capacità di rendere i cittadini o i visitatori, i turisti della nostra città protagonisti anche di questa straordinaria, eccezionale mostra. Quindi un ringraziamento a tutti coloro che l'hanno resa possibile, la dimostrazione che non esiste rivalità tra Milano e Roma, un progetto che abbiamo realizzato proprio perché abbiamo unito le energie, le risorse, le forze, e un ringraziamento al professor Emanuele Emanuele perché
abbiamo anche già un'altra ipotesi progettuale che studieremo insieme e che si iscrive proprio in questa dimensione di apertura che Milano sta portando avanti e che nella collaborazione con la Fondazione di Roma vede un altro tassello importante. Grazie.